Ciao a tutti amici e amiche radar e benvenuti in questo nuovissimo video. La domenica scorsa abbiamo visto il video dei 1000 km con la mia nuova moto. Beh, nel sondaggio che avevo fatto su Instagram era arrivato al secondo posto questo video, ovvero la reaction dei miei amici alla nuova moto. Due precisazioni, anche per giustificare alcune reazioni, io non riesco a tenermi i segreti, a tenermi un'esperienza così grande da solo, per cui avevo già condiviso la foto della moto con i miei amici, con tutti quelli che vedete in questo video. La reaction è però la loro reazione dalla moto dal vivo, che è tutta un'esperienza diversa proprio perché dal vivo uno si rende conto delle proporzioni, dei colori, dei giochi di luci e ombre che ci sono e delle forme, e che è tutta un'altra cosa rispetto a vederle da un video o da una foto. Altro disclaimer, perdonatemi se l'audio in alcuni frangenti non è proprio perfetto, ma ovviamente come tutte le reaction non avevo il tempo di creare un set ad hoc con microfoni, per cui ho utilizzato le videocamere che avevo con me, la Insta360 Go 2, di cui poi arriverà un video più là, e la GoPro Hero 9 Black e la DJI Pocket 2, che ogni tanto però sbarella per quanto riguarda il face tracking. Bene, finito, iniziamo subito con le reaction. Prima però iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Bene ragazzi, qua c'è Nicolò, è la prima volta che vedo la moto dal vivo, è il proprietario della KTM 890R di cui ho fatto il video e che è in vendita. Vi lascio poi l'annuncio magari qui sotto in descrizione. Pronti? Reaction? Wow! Guarda che bella bestia mia! Ho tolto l'allarme. Com'è? Per sbloccarlo basta che start. Sono un po' più piccola. Invece... No, no, bella bestiola, eh? Sta. Com'è? Bella. Approvata? Molto bella. Controlliamo subito se le gomme sono chiuse. Molto bella. C'è l'ammortizzatore dietro elettronico. L'acquisto. Manovra riscaldato. Qualche moscerino spiaccicato, però adesso andiamo a lavarla. Quello lì è il portanavigatore, che eventualmente ci puoi mettere pure l'adattatore per metterci lo smartphone e lo puoi anche ricaricare mentre lo usi. Sala grande. Mentre lui prenderà l'S1000 No, il cappone. XR, il 1290R, e poi portiamo il test drive. Sì, ho ingrassato la pagina ieri sera. Boh, assolutamente. Ci vediamo alla prossima reaction. Com'è? Bella, 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 bella. Ciao Gio. Madonna mia. Comoda? Madonna. Bravo, bello anche questo. C'è il Tris. Cilindrata? 900. 895. Ti ci vede molto... Me. Molto vitto, sì. Esatto. È molto vitto. Soddisfatto tu? Molto, Quanti infatti. chilometri hai già macinato? 2000. In una In settimana. quanto tempo? Una In una settimana. settimana. Che criminale. Mica, questa è una navicella, ma quanta roba. Eh sì. Ciao. Ciao. Bravo, sono contento per te. Grazie. Invece... No, no, 220 kg. Vabbè, comunque sì. Non è leggero. No, al contrario. Il mio amico Joe in realtà ha qualcosa da dirvi, a parte che come la moto stupendo, davvero bella, ma lui ha aperto una scuola particolare, una scuola di inglese. Ci vuoi raccontare qualcosa? Allora, si chiama Kids and Us. Vedete qui Logo. dietro, ma le magie dell'editing la fanno Bravo. spuntare. Ci troviamo in Corso Racconigi 101 ed è A una scuola Torino. di inglese a Torino, bravo. Ed è una scuola di inglese per bambini da un anno ai 18 anni. E utilizziamo un approccio alla lingua che è naturale. Quindi partiamo dall'ascolto, alla comprensione, alla verbalizzazione, come ultima fase la lettoscrittura.
facciamo anche corsi per adulti in realtà, ma siamo ancora lì con la programmazione. Mentre per i bambini siamo già partiti 2 settimane fa. È molto bello, io sono madrelingua inglese e quando ho deciso di aprire una scuola mi sono studiato tutte le metodologie dei vari brand e di questo mi sono proprio innamorato, perché va ad approcciare la lingua come se fosse una prima lingua. Facciamo fare un giro? Sì, facciamo fare un giro e il link eventualmente voleste avere informazioni, robe, sia a livello privato sia anche per le aziende. Certo, assolutamente. Lo trovate qui sotto nella descrizione. Allora, zona ufficio. Poi abbiamo un'aula babies dove lavorano i bambini di 1-2 anni. Qui ovviamente sono in compresenza col genitore, quindi abbiamo i cuscini a terra e tutto. Poi di qua abbiamo la prima aula kids, quindi tra i 3 e i 9 anni. Qui tra l'altro le due aule sono comunicanti, perché una volta al mese viene nutrizionista, logopedista, fisioterapista, psicologa dei bambini, gratuitamente, cioè incluso nel prezzo, a parlare con i genitori, così quattro chiacchiere insomma. Una terza aula kids, quindi sempre tra i 3 e i 9 anni. Questa è la mia preferita perché adoro quella grazia del coniglio, e anche quel grigio azzurrino è molto carino. Vi faccio vedere l'ultima aula kids e i bagni, che sono spettacolari. Questa è l'ultima aula kids, quindi sempre tra i 3 e i 9 anni. Qui abbiamo un po' più di sedie perché ieri abbiamo fatto delle attività con i bambini. I bagni sono molto carini. Uno può decidere se essere un lord con i baffi, un leone o un astronauta. Vediamo la versione Toto Lord con i baffi. Ci sta, ci sta. Meglio col casco. Esatto. E poi abbiamo l'aula dei grandi, l'aula TNT, e questa. Abbiamo queste gatte che io adoro, sulle sedie, molto carine. E come avete visto, massimo 8 bambini per gruppo classe. Tutto ciò che accade qua è il 100% in inglese, l'unico che parla italiano con gli studenti sono io. Passate a trovarci. Mi raccomando, link in descrizione. E niente, abbiamo avuto una doppia reaction. La scuola è finissima, molto bella, perché colori tenui, comunque un ambiente molto accogliente, personale all'altezza, pronto a curare tutti. Da che età? Dai 6 mesi fino ai 18 anni, poi faremo anche corsi per tutti. E direi che oggi sapere una seconda lingua è abbastanza importante. Ormai è scontato. Alla prossima reaction. Si è arrivato il mio amico Franco, ecco la reaction al nuovo mondo. Prego. Io qua. Spettacolo direi. Molto bene, era tu un po' più piccolino. Volevo sapere che Franco ha preso SMIDE. Da poco. Lo stesso giorno. Il giorno dopo il video di Toto. È una bella. Infatti lì a quel scenario c'era anche questa qua, c'è sempre sopra ed è proprio bella, graziosa. Anche è carino, poi io cercavo proprio il vicino, a me piace proprio la guida vicino. Io ancora invece, cioè però me, arrivando sempre dai 4 cilindri, certo. In realtà. Crisi di valigia, che è il tuo. No, bello, ma si sente proprio bene. Vabbè, fate che cresca anche questa qua. Sì, sì, no, 4.000 km l'ho preso, quindi ce ne ho fatti 1.200 io. Ho fatto un salto di 13 anni. Eh sì, perché comunque rispetto alla tua ovviamente è una differenza netta. Eh sì, e si sentono tutti. Andiamo allora a provarle. Ottimo. Quinti? Ma sembra bassa. Non è altissima. Si fa. C'è anche il navigatore? Ce lo potrei mettere volendo, però quello BMW costa 800 euro, per cui no. Ma questo perché c'è? Perché nel travel pack ci mettono anche il supporto navigatore BMW. Ah, così? Sì. No, protegge, alto protegge pure in autostrada. Senza chiave? Sì. Chi l'è? Non è male, dai. Da Paolo. Intanto deve cambiarla. No. Cavalli 100. 105. Mi basta una mia avanza. È un aperitivo, Dio fa. A me basta una avanza. Quanto pesa? Un po'. 215. Approvata? Piace moltissimo.
L'ha provata? Ma io non so, devo provarla adesso. Prima la provo su una ruota, poi... Su una ruota. Ciao Dodoz. Com'è? Auguri. Che te ne pare? Carina, molto carina. Vero? Devo dire la verità che dal vivo questo bianco spezzato da questo grigio e questo nero va anche bene. Rende molto di più dal vivo. Sì, è elegante. Mamma che piccola che è. Vabbè, rispetto alla tua. Ma va. Bella posizione di guida, cioè. No, è comodissimo. Bella posizione di guida. Oh, 1200 km in due giorni. Guarda come sono. Bella sì, posizione. Stanco, però non distrutto, Ha una bella posizione di guida. Ha provata? È un crossover strano. È uno strano crossover. Sì, perché crossover... Non me l'aspettavo così bassa. Ma dall'animo naked comunque, cioè perché è molto vicino al mondo naked. Non è la Tracer è molto più grossa. Mi piace così sporca, vedi? Devo lavarla. Quindi? Guarda che strano, lo sai, perché ci vai sopra e sembra piccolina. Poi la vedi di qua invece... È bella imponente, sì, massiccio. Sì. Massiccio. Ci piace, sì, approvata. Bene. Bravo, Toto, sei fatto bene. Fatto proprio il TFT è una figata. Il TFT secondo me non ci sono altre moto. Assolutamente una figata. Altre moto con un display del genere non ce ne sono. Quindi? Approved. Che cazzo c'è tutto tra i bauli alla fine? Certo, mica viaggio con lo zaino. Ma che ce la mi sta registrando? Ovvio. È Babbo Natale arrivato. Dai, con lo zio. Com'è? Minchia che bestia, C'è anche il nero, ovviamente. Ovvio. Come minimo. Che bella, no? Piace? Bella, ragazzi. Un'altra roba rispetto a quella vecchia. Sì, stiamo parlando di una navicella spaziale contro una moto buona per iniziare. Già. No? Sì. I moscerini mi fanno capire inclusi, che... come optional, BMW sai che ti può pagare tutto. Mi fanno capire che non l'hai usata, come al solito tu. Ho già 2000 km ti ho fatto. In una settimana. In una settimana? Sì. È buono. Quindi? Sono andato a prendere e sei venuto in moto. Sì, sì. Responso? Che responso? La moto è una bella. Bellissimo. Bene. Poi immagino sempre comodissimo per piacere questo. Sì, sì. Perché è bella... alta. Manubrio alto, c'è la posizione perfetta tipo con la schiena dritta, no? Sì. Bello, vissuta. Bene.